a te, volevo fare questo video come un video di aggiornamento dell'ansia. Qualche anno fa, circa 2015, quindi parliamo di più di 3 anni fa senz'altro, ho fatto un video sull'ansia in cui parlavo del mio problema, di come avevo risolto il mio problema, come avevo combattuto gli attacchi di panico. E ho ricevuto incredibilmente tante risposte positive. Ma semplicemente tante risposte per quanto riguarda quel video. Ancora oggi, per esempio, proprio ieri mi arrivarono lunghissime mail. Devo dire che è toccante vedere il viaggio che tante persone come me stanno facendo, che hanno fatto o che devono ancora intraprendere. Quella dell'ansia, come dicevo, è la malattia del secolo ormai, e non c'è assolutamente nulla da vergognarsi nel dire che si soffre di ansia o che si è sofferto di ansia. La domanda che molto spesso mi viene rivolta in questi casi da ancora oggi è: tu soffri ancora di ansia? Sei tornata a soffrire di ansia? C'è speranza? Perché la paura più grande che vedo in tutti i commenti è soprattutto quella di non potercela fare, o quella del sì farcela ma poi ricaderci. Una paura che è comprensibile, una paura che è comprensibile, una paura grande, quella di vivere così per sempre. Allora, sicuramente quello che mi sento di dire è di non perdere mai la speranza, perché nel momento in cui non si crede di potercela fare, allora quello è il momento in cui non ce la si farà. Italiano? Non lo so. Non ce la si farà. Da quel video non ho più sofferto di ansia, non ho più sofferto di attacchi di panico. Questo perché? Perché io sono arrivata a conoscere me stessa. Io in quel video, come dicevo in quel video, se non l'ho detto lo dico ora, io da una parte ringrazio l'ansia, ringrazio gli attacchi di panico perché sono stata quella cosa che mi hanno permesso di capire che qualcosa non andava. Un campanello d'allarme che mi ha detto: ehi, Marianna, no, no, così non va. C'è qualcosa che non va, cambia. Io avevo bisogno di tenere sempre tutto sotto controllo, avevo paura del giudizio degli altri, avevo paura di non essere perfetta, avevo paura della relazione che potevo avere con i miei genitori. Tante, tante paure, tante paure. E ero bloccata in uno schema. Io, come ho detto, la cosa più importante che ho fatto in quel caso è stata un pochino di autoanalisi. Ho veramente riflettuto tanto su cosa ci fosse che non andava nella mia vita, su quello che mi stava facendo avere l'ansia in quel momento. Ho capito cos'era che non andava e nel momento in cui l'ho capito ho lavorato su quello. È stato facile? No. Ho smesso di avere attacchi di panico nel momento stesso in cui ho conosciuto gli attacchi di panico, nel momento stesso in cui ho realmente capito che non c'era niente che non andava in quel momento, che non stavo per morire. Che era semplicemente una brutta sensazione, ma veramente una brutta sensazione, ma come veniva, sarebbe passata. Ho smesso di combattere gli attacchi, ho smesso di dire: oh mio Dio, mio Dio, mi sta avvenendo un attacco, basta, devo pensare altro, devo fare altro. Oddio, che orribile, adesso mi sentirò male. Io ho smesso di fare questo, perché comunque mi sono resa conto che effettivamente era solo una sensazione e come tale veniva, andava via. Nel momento stesso in cui io ho veramente capito questo, ho sconfitto gli attacchi di panico perché loro non mi controllavano più. Ero rilassata, serena. È più l'ansia anticipatoria dell'attacco di panico stesso che l'attacco di panico. Un'altra cosa che tante volte mi viene scritto in privato, io cerco di rispondere tante volte il più possibile su Facebook, email. Se non rispondo è semplicemente perché magari ho ricevuto parecchie risposte, perché si cerca sempre di aiutarsi e cerco sempre di parlare, conversare, mandare file audio, di parlare in maniera molto calma, specificando sempre che ovviamente ragazzi io non sono una psicologa, ho studiato un pochino psicologia nel mio passato, ma assolutamente non sono una psicologa. Conosco una meravigliosa amica che è una psicologa incredibile e ovviamente ne ho parlato anche con lei chiacchierando in una delle nostre uscite, però assolutamente non sono una psicologa. Quello che vi consiglio, se volessi, di andare sempre a uno psicologo, non vergognarsi, se non ci si trova bene con uno psicologo, cambiarlo, perché
non ci troviamo bene per forza con tutti gli psicologi o con tutti gli approcci che hanno questi psicologi, perché molto spesso leggo anche questo, che se andava psicologo ma non ha funzionato, magari semplicemente quello psicologo non andava bene, perché lo psicologo è una persona, non è un computer, non è un oggetto, è una persona, e come tale, se non riusciamo a interlacciarci bene con quella persona o non ci sentiamo di poter essere totalmente onesti con quella persona, ovviamente la terapia viene compromessa, ma semplicemente come tutte le persone, magari purtroppo nella nostra vita abbiamo incontrato un professionista che non è adeguatamente bravo, che non è adeguatamente preparato per il nostro problema, quindi semplicemente cercare di cambiare psicologo. Ma quello che comunque cerco sempre di dire è di non perdere mai la speranza. Ora, io ho promesso un video sul rilassamento e prometto che lo farò a breve, però ho bisogno di qualcuno che mi filma, perché comunque ho bisogno di concentrarmi su alcune parti del corpo. Nel frattempo io vi metto qui sotto un link, magari un video che faccio soltanto con le istruzioni del rilassamento, ossia dei fogli che mi ha dato questa mia amica, dove si parla proprio, questa mia amica psicologa, dove si parla proprio del training autogeno. E di, insomma, di fare un tecniche di rilassamento che si possono fare a casa. Magari ve le metto, faccio un piccolo voiceover dove le spiego e poi dopo farò magari un video a parte dove faccio vedere proprio questo rilassamento. E rilassarsi è importante, fare attività fisica è importante, perché se il corpo è rilassato non possiamo stare in ansia, è una contraddizione. Quindi nel frattempo la mia vita è cambiata. Se vedete qualche mio video, faccio video adesso su maternità, blog e quant'altro, vedrete che ho una bambina, vedrete che mi sono trasferita all'estero, tutte cose che erano impensabili per me prima di, insomma, prima di affrontare questa mia ansia. Ho viaggiato solo in aereo, viaggio solo in aereo, e per me è una cosa grandissima, perché io ero quella che aveva paura di rimanere bloccata nel traffico o che aveva paura di rimanere in ascensore, di prendere l'ascensore sola. Adesso ora viaggio in aereo ed è completamente liberatorio. L'ansia ha soltanto migliorato la mia vita. Quindi cercate di vedere questo, cercate di vedere l'ansia come un'amica che vi sta dicendo che qualcosa non va. Tutto qua. Ora, mi rendo conto che il video è un pochino non può trattare temi che sono così importanti, però ragazzi, scrivete commenti, scambiamoci idee, scambiamoci opinioni, non avete paura di venire allo scoperto, non avete paura di parlarne. La parola è ciò che ci consente di uscirne, la riflessione è ciò che ci consente di uscirne. Questo è importante, non smettete mai di analizzare voi stessi, non smettete mai di cercare. Vi mando un abbraccio, ci vediamo nel prossimo video. Se vi va, iscrivetevi per vedere come sta andando semplicemente la mia vita. E senza ansia. E io vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio. Ciao.